Eccoci qua nella cucina del Grigio. Il Grigio Chef sono io. Come ingredienti semplici, grande effetto. Oggi bistecchine alla bolognese. Cosa serve? 1,2 kg di scamone, di vitellone, circa 1 litro di olio, dell'ariosto, dell'aceto balsamico, del prezzemolo, 2 spicchi d'aglio e della salamoia alla bolognese. Bistecchine alla bolognese. Lei ha assaggiato ancora, lei si ricorda che è buona. Mi piace, è un piattino che mi piace fare, semplice. Diciamo che gli ingredienti sono semplici, è un po' lungo, diciamo, perché bisogna mettere salamoia, bisogna fare di qua. Perché? Perché bistecchine alla bolognese? Perché usiamo la famosissima salamoia alla bolognese. E allora ho detto, vi chiamerò bistecchine alla bolognese. Iniziamo subito a preparare la concia dove andremo poi a mettere le bistecche. Circa 1 litro d'olio, certo, più o meno, così va bene. L'ariosto, mondiamo, non abbiate timore di mettere, dobbiamo dargli sapore, 2 spicchi d'aglio. Poi il prezzemolo fresco, tritato, così. Abbiamo una. E poi mettiamo un po' di aceto balsamico. Perfetto. La mettiamo da parte che ci verrà buona poi successivamente. Nel frattempo lei inizia a legare un po' tutti i profumi. Benissimo, cosa facciamo con le bistecche? Allora, innanzitutto le bistecche le fate tagliare appena un po' più alte rispetto a un carpaccio. Bistecchine di questo spessore, così. Ok. E prendiamo la salamoia alla bolognese, la mettiamo da una parte, ok, così. Poi una a una mettiamo sopra, così prende anche sotto. Mi dà una mano o pensa di non far niente? La salamoia alla bolognese, diciamo, è in linea di massima, è fatta con della salvia, del rosmarino, dell'aglio e del sale. A questo punto cosa facciamo? Scaldiamo una pentola antiaderente, la facciamo diventare bella bollente e poi iniziamo a cuocere. Mi raccomando, velocemente, non facciamole cuocere troppo, altrimenti diventano delle suore di scarpa, non è buona. Quindi proprio una scottatina gli diamo, veloce. Così. Direi che le miriamo subito. E via così, poi le appoggiamo nel piatto quando sono cotte. Ecco qua. Benissimo. Ecco qua. Prima di metterle nella concia, le lasciamo un po' raffreddare. 5-10 minuti, non di più. Ultima operazione. Prendiamo una a una. Le mettiamo nella nostra concia. Poi le facciamo girare, sì, certo. Ecco, diciamo che noi adesso chiaramente chiudiamo la ricetta, ma questo piatto va preparato almeno un giorno prima, perché una bella notte, anche 2 nel frigorifero, poi continuandole a girare prendono ancora più sapore e risultano ancora più buone. Chiaramente è un piatto che va servito freddo. Magari quelle 2 dita di olio le mettiamo anche quelle. Poi il prezzemolo, perfetto, e poi, ripeto, fate riposare e poi li fate girare. Beh, il profumo è ottimo, buono, che dire, cotto, speriamo, ecco qua, bravo, quando si mette, perfetto, quindi noi ce li diamo a dissetare.